con dei contorni vivissimi. Il deserto che per la Chiesa è l'ambientazione della Quaresima, il ricordo dei 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto di Giuda, in prossimità di Gerusalemme. Quest'anno vive nei nostri occhi e nel nostro cuore, nelle sue tonalità più svariate. Il deserto è il simbolo della solitudine. Gesù trascorre da solo quei 40 giorni. Non è del tutto solo, c'è il diavolo, ci sono le bestie selvatiche e ci sono gli angeli, ma non ci sono altri esseri umani. È davvero distanziato. La città è lontana. Noi abbiamo vissuto in questo anno la sensazione che il deserto avesse preso possesso delle nostre città, specialmente nelle settimane del lockdown. La città era diventata un deserto e che le bestie, anche le bestie selvatiche, avessero potuto avvicinarsi, quasi visitare le nostre città, perché gli esseri umani dovevano per lo più rimanere in casa. Il deserto è anche il luogo del pericolo, è il luogo dell'essenzialità. Nel deserto non si portano elettrodomestici, non si portano tutte quegli oggetti, quelle realtà che spesso noi utilizziamo nella vita di ogni giorno. Nel deserto si porta se stessi, un po' di cibo, molta acqua. Abbiamo vissuto un anno anche all'insegna dell'essenzialità. Abbiamo imparato e stiamo imparando a distinguere meglio ciò che davvero conta nella vita e che ha a che fare con il senso dell'esistenza e ciò che invece, pur attraendo troppe volte le nostre passioni, è secondario, è utile ma non è così essenziale. E ciò che conta alla fine è la relazione, è quella gamma di relazioni autentiche che costituiscono il tessuto bello della nostra esistenza. Per chi crede, a partire dalla relazione con Dio, che dà spessore a tutte le altre, e per tutti comunque le relazioni umane vere, quelle che si incidono nel cuore. Con questa strana miscela di distanziamento e desiderio di relazione, di isolamento e bisogno dell'altro, abbiamo trascorso questo anno e certamente ci aspetteranno altri mesi. Rende tutto più vivo il desiderio di un senso dell'esistenza. Gesù esce dai 40 giorni del deserto non abbattuto, non accasciato, ma rinforzato, tant'è vero che dalla Giudea si reca subito in Galilea e comincia a girare per le strade, perché ha capito qual è l'essenziale della sua missione: annunciare il Vangelo, la gioia, il regno di Dio. Anche noi dal deserto possiamo uscire rinnovati, senza cancellare o censurare le grandi sofferenze che abbiamo vissuto, stiamo vivendo e che certamente vivremo ancora, senza dimenticare, anzi avendo ben presente davanti agli occhi la fatica di chi ha dovuto affrontare dei lutti, ha vissuto nell'apprensione per la lontananza dei propri cari,
sta vivendo situazioni difficili dal punto di vista economico, sociale, educativo. Senza dimenticare tutto questo, ma anzi avendolo ben presente davanti agli occhi, occorre adesso che guardiamo la Galilea, il deserto di Giuda, che non abbiamo certamente desiderato, ci è venuto addosso. Ora è necessario già cominciare a guardare al dopo e non possiamo farci trovare a terra. Occorre che ripartiamo con slancio. Occorre che usciamo dall'isolamento e dalla solitudine. Che cosa fa Gesù appena terminata l'esperienza del deserto in Giudea e appena trasferitosi in Galilea? Comincia a chiamare dei collaboratori. Comincia a radunare apostoli, discepoli, folle. La solitudine gli è servita per capire ancora meglio che il suo annuncio doveva creare una rete di relazioni, di collaboratori, di destinatari. E proprio da quell'esperienza esce rinvigorito, non da solo però. A quel punto ha bisogno degli altri. Noi usciremo da questa crisi se dal deserto diventeremo di nuovo città, se creeremo delle reti, cosa che sta già avvenendo, se ci daremo di nuovo la mano, se quando sarà possibile recupereremo tutti gli abbracci mancati, tutte le carezze che non abbiamo potuto dare o ricevere. Se di nuovo torneremo ad essere comunità unita. Allora il deserto del cuore non ci avrà conquistato, perché questo è il grande problema. La desertificazione delle città rischia di diventare desertificazione dei cuori. E se ciascuno rimane raggomitolato su se stesso non ne esce, le bestie selvatiche rischiano di essere più forti degli angeli. Noi dobbiamo far emergere l'opera degli angeli, forse trovare anche delle modalità per esprimere tutto il bene che in questo anno e anche nei prossimi mesi si compie, bene spesso nascosto, perché di sua natura il male esplode, mentre il bene si radica. Un bene però certamente più grande del male e della sofferenza. Le due compagnie di Gesù nel deserto, le bestie selvatiche, che possono essere ben riassunte da questa bestia che è il Covid-19, e gli angeli, che possono essere rappresentati da tutti coloro che si prendono cura ad ogni livello dell'altro, non sono simmetrici, devono vincere gli angeli. Dentro il cuore di Gesù hanno vinto gli angeli, per questo nel seguito della sua vita ha cercato di creare comunità. Chiediamo al Signore che ci dia la forza per guardare verso la Galilea, per creare comunità, per vincere la desertificazione del cuore, per far emergere quel bisogno di relazione che deve continuare ad essere cura dei fratelli.